Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. Oh la Madonna, oh la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo la Madonna, mi hai fatto morire. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Ed è la mia voce questa mattina che apre le danze qui a Radio Carro. Non ve lo aspettavate, vero? Ovviamente sto scherzando. Rubo solo pochi secondi al buon Over prima di cedergli la parola per fare una piccola correzione sul file che avete sentito venerdì mattina per quanto riguarda la mia parte sui pesi trainabili. Ho detto erroneamente che i rimorchi a tre assi di massa complessiva pieno carico possono arrivare a 30 tonnellate. In realtà ho fatto un po' di confusione, anche io sono andato un po' in bambola. I rimorchi, semirimorchi tre assi di massa complessiva pieno carico arrivano a 26 tonnellate, non 30. Chiedo scusa per questo piccolo errore. È tutto qui, quello che dovevo dire l'ho detto ed ora passo la parola al grande Over che questa mattina, sto guardando la scaletta, parlerà di sport un po' in generale. Ed era doveroso da parte mia fare questa precisazione. Detto ciò, passo la parola ad Over. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io devo fare una considerazione e spero che voi mi seguiate nel ragionamento che sto per fare. Questa è una mia riflessione. Allora, ci dicono che la compilazione del calendario di Serie A viene fatto da un computer dove lui fa gli abbinamenti e quant'altro. Poi ovviamente durante la stagione cosa c'è? Ci sono le varie competizioni europee, le convocazioni di nazionale, quindi è un computer a gestire, diciamo, questa compilazione di calendario. Allora, però, se stiamo a guardare, in questa ultima turno di campionato troviamo tre squadre per la lizza per entrare in Champions League, ma sono ben solamente due i posti dove con un risultato positivo si riesce ad accedere. Qui parliamo del Napoli, del Milan e della Juventus. Inter e Atalanta matematicamente sono già passate, ma vediamo, se facciamo come dico io un passo indietro, la partita di Inter-Juventus. Ma non questo, giorni prima si legge sui quotidiani vari news che Cristiano Ronaldo diciamo ha intenzione di spostare tutto il suo parco vetture da un'altra parte. Non è stato dichiarato dove, però filtrano notizie che c'è una squadra inglese da nome è Manchester, però sappiamo che c'è lo United e il City, dove vogliono acquisire il giocatore. Perché? Perché Ronaldo vuole partecipare alla Champions League. Adesso dico la dico brutta. Abbiamo visto la partita Inter-Juventus, è una partita alquanto dubbia per i rigori dati, il comportamento dell'arbitro di Maresca e quant'altro. Cosa succede? Che nell'ultima partita di campionato la Juve vince, c'è un Atalanta che gioca per me
non in condizione, è condizionata dal risultato che deve fare il Milan. Se il Milan passa, cioè se vince la partita, passa alla fase di andare, si attribuisce l'accesso in Champions League. Io ho visto la partita e lo sapete, io sono prima sportivo e poi filo milanista, e dico che l'Atalanta che ha giocato la partita col Milan non è stata l'Atalanta, questo io lo ammetto, poi ognuno può pensarla come meglio crede. Non è l'Atalanta, non è un'Atalanta aggressiva, non è un'Atalanta che veramente mette in campo la fisicità e quant'altro. Quindi io dico, ma è tutto combinato? È tutto combinato? Mi dispiace perché c'è già il valzer delle panchine. Gattuso, dal nord, Gattuso è il buon presidente, gli dà l'addio di ciò che ha il buon Gattuso, e si vocifera che la prossima panchina di Gattuso sia la Lazio. Simone Inzaghi va ad allenare a Firenze, la Fiorentina. Allegri prende il posto di Gattuso al Napoli. Adesso io dico, vabbè che, ma 1 più 1 fa 2 e 2 più 2 fa sempre 4, quindi tutte queste cose che ci vengono a dire per me sono cosa? Grandi cazzate, scusate il termine, ma sono grandi cazzate. Perché partiamo dal computer che organizza lui, fa lui le partite, organizza, e poi alle ultime due di campionato troviamo veramente partite non impegnative, molto di più per l'accesso alla Champions League. Ronaldo che sposta le auto già pronto per, diciamo, classico, valigia in mano per andare da un'altra parte in una società che milita in Champions League, perché noi sappiamo che la cosa di Ronaldo è battere i record, ormai li ha battuti quasi tutti, ma ne mancano pochi. E poi c'è l'affare Conte Inter, sappiamo che, e qua ne vanno dati medici, dove va Conte le squadre migliorano. Quest'anno abbiamo visto cosa ha fatto in quest'annata Conte. È anche vero che è uscito dalla Champions League, però diciamo ha creato innanzitutto un ottimo ambiente. Ma adesso cosa c'è? Il problema di Conte qual è? È la proprietà che si ritrova senza soldi e Conte vuole essere pagato. Parliamoci chiaro, va a parlare chiaro, se Conte non prende i soldi, Conte se ne va. Cioè lui vuole certezze sui pagamenti e vuole certezze sui giocatori che li chiede. Quindi se ci sarà l'accordo con la proprietà, per me Conte rimane, ma se inizia, come già abbiamo ben noto, che la proprietà leva via gli stipendi, sospende gli stipendi ai giocatori, quindi mi sa che questa faccenda Inter-Conte diciamo ne sentiremo ben parlare per le prossime settimane, se non di mesi, no, però vediamo cosa combinerà. Io vi ripeto, da parte mia, essendo sportivo, io la vedo in questa maniera, che è tutta, alla fine è tutto combinato. Mi dispiace dirlo, magari qualcuno mi interpreterà queste mie parole diversamente, ma io vedo le cose così, tutto programmato per tenere, diciamo, vendita dei giornali, TV che parlano dopo partita, prepartita, antipartita e quant'altro, processi, diciamo, è un fattore mediatico veramente che se uno sta veramente, sì, e gli piace vedere questo tipo di trasmissioni, può stare attaccato al televisore dalla mattina, diciamo dalle 7 del mattino alle 6.59 del giorno dopo, perché ne parlano in tutte le maniere, in tutte le salse e quant'altro. E niente, era solo per dire il mio pensiero su questa cosa qua. Spero e mi auguro, essendo uno sportivo, che non sia così, però questo mi porta a questo ragionamento.
immaginate voi che io rivedo ancora l'ultimo rigore dato dalla concessa alla Juventus su Cuadrado, quindi immaginate voi come ne penso io di questo tipo di calcio. Va bene, come dico di solito è tutto qui, spero che qualcuno la pensi come me, perché sicuramente ci saranno non i tifosi fanatici che mi diranno, che mi sbugiarderanno e mi criticheranno all'infinito, ma vi dico la verità, ho le spalle larghe, ho sempre dato e detto il mio pensiero in maniera educata, poi chi la vuole capire è così, se no giusto che sia così, come dico io, 10 teste, 10 ragionamenti diversi, e ci sta questo tipo di cose. Vabbè, niente, vi auguro una buona giornata. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Magic, 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 magic
Radio Carro, la radio che spacca! Hey. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia e ben ritrovati, martedì 25 maggio. Oggi è una data molto molto importante. Allora, innanzitutto ieri non siamo andati in onda, uno dirà perché? Perché qua in Germania era il giorno festivo, era la Pentecoste, e quindi una volta tanto ho potuto praticamente passare una notte a casa e tra virgolette dormire a casa, dormire nel mio lettone a casa, quindi mi ha fatto bene una volta ogni tanto, visto che questo lavoro, che può avere tante tante qualità, ma se c'ha un difetto è quello che in pratica sei impegnato tutti i costanti giorni, tutti 7 giorni a settimana. Quando c'è un giorno festivo, quindi uno può riposare e dormire appunto a casa, passare una notte in casa, diventa un evento veramente veramente straordinario. E quindi non siamo andati in onda, però oggi, come vedete, siamo appunto di nuovo qua. Ragazzi, è un maggio di quelli allucinanti, è una cosa incredibile. Oltre il freddo, in questo momento, che sono le 5 in punto, sta facendo 7 gradi di fuori. 7 gradi ed pioggia, ha smesso da poco, quindi meglio, perché almeno così non si sente il rumore della pioggia sul parabrezza, non si sente un terzo che poi, tra l'altro, visto che non sono più buoni, sono abbastanza duri come gomma davanti, quindi li ho comprati nuovi, li ho ordinati su Outdoor. Ma mi sembra che ultimamente la posta lasci molto a desiderare, non so bene il motivo, ma li ho ordinati più di una settimana fa e ancora non sono arrivati. Quindi, però, per fortuna, ripeto, che non piove in questo momento e che almeno non li devo azionare. Bene, detto questo, ragazzi, dicevo che oggi è un giorno molto importante. Perché? Perché il 25 di maggio è quella che viene dichiarata la data dell'umanità, ovvero è la data dove si festeggia praticamente il continente africano. Il continente, pensate che come materie prime è il continente più ricco del pianeta, contiene più di 1,5 miliardi di persone, di abitanti, e una moltitudine di specie, di popoli che sono incredibili. E chiaramente, perché viene ritenuto il giorno di festa dell'umanità? Perché, come molti di voi sapranno, circa 250.000 anni fa, grosso modo, adesso hanno più, hanno meno, e la razza umana, cioè l'Homo sapiens, si è sviluppato nella zona dell'Africa centrale, diciamo nella zona della Somalia, tra l'Etiopia e la Somalia. Ecco, un gruppo di ominidi, un gruppo di persone, lì praticamente si ritiene che la razza umana si sia sviluppata lì. Il motivo? Un movimento delle placche tettoniche ha fatto in modo, in pratica, che il clima cambiasse, cambiando il clima da diventare un clima praticamente molto molto piovoso, dove chiaramente produce alberi molto alti, dove quindi gli ominidi a suo tempo appunto vivevano negli alberi, si arrampicavano negli alberi, a un clima, diciamo, più secco, no? Quindi si è sviluppato, diciamo, verso la direzione della savana. Analogamente, che succede? Che questi esseri sono caduti dagli alberi e hanno cominciato ad alzarsi in forma eretta. Perché? Perché, come sapete, la savana praticamente ha dell'erba abbastanza alta, circa alta 60-70 cm. Logicamente, per poter vedere i predatori, per poter vedere cosa c'era al di là, l'essere umano chiaramente si è sviluppato alzandosi, mettendosi in posizione eretta. Questo è quello che dice la versione ufficiale, diciamo, della scienza. Un gruppo di, più o meno, si ritiene che erano circa 25 individui soltanto, in pratica ha sviluppato questo salto evolutivo, l'uomo è diventato sapiens sapiens, e dal quale praticamente si è sviluppato, ha colonizzato nel giro di 250.000 anni tutto il nostro pianeta, fino a diventare, a formare poi le varie razze, chiaramente, quando ecco, per esempio, no, quando si parla dei famosi discorsi razziali,
è una cosa ridicola, ragazzi, è una cosa assurda dal punto di vista scientifico, è una cosa completamente assurda, perché in origine eravamo tutti neri, perché il fatto del colore nero, della pigmentazione nera, deriva dal fatto chiaramente che in Africa c'è molto sole e quindi il sole produce la pigmentazione scura della pelle. È logico che man mano che l'essere umano si è spostato di regione in regione, di continente in continente, chiaramente ha sviluppato i tratti somatici dell'ambiente dove si trova. È logico che uno svedese, uno scandinavo, là c'è molto meno sole e quindi è diventato bianco, è diventato chiaro, no? Ecco, andando diciamo dalla parte asiatica, ha sviluppato, siccome là il sole è praticamente molto molto più grande, non a caso il Giappone si chiama il paese dal sole levante, proprio perché il sole è molto molto grande, e quindi hanno sviluppato questi occhi un pochino, come li definiamo noi, a mandorla praticamente, no? Quindi occhi un po' affusolati, proprio per proteggersi dai raggi solari, originando anche questa pigmentazione giallognola, no? Dovuta al fatto che il sole è giallo. Ecco, quindi oggi insomma si festeggia, per così dire, l'umanità. Quindi io penso che sia una data che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Questa è la versione ufficiale. Poi chiaramente dopodiché ci sono tante altre versioni, la versione religiosa, cui dice che Dio o Yahweh, no? Come veniva chiamato negli antichi ebraici, o Geova, perché poi in realtà il nome Yahweh in antico ebraico tradotto in italiano diventa Geova, ha creato l'essere umano, ha creato i pianeti, ha creato tutto nel giro di 6 giorni, poi il famoso settimo giorno si è riposato, per cui praticamente è stato lui a creare il tutto. Quindi la vita non è un frutto evolutivo, c'è questa versione dei fatti. Un'altra versione dei fatti racconta di essere venuti da altri pianeti, invece, che hanno colonizzato, hanno preso una razza di appunto di ominidi, chiamiamoli stupidi per così dire, e gli ha fatto la famosa un cambio genetica, la siringotta, no? Come si dice, di intelligenza, gli ha messo intelligenza e da lì ha formato l'essere umano. Insomma, ci sono tante versioni dei fatti. La versione ufficiale comunque è che in ogni caso un gruppo di 25 persone, uomini sapiens, che si trovavano nell'Africa centrale, nella zona, ripeto, dalla Somalia all'Etiopia, praticamente là è l'origine della razza umana. Quindi festeggiamo il continente africano e festeggiamo già l'umanità oggi. Detto questo, ragazzi, ci sono tante notizie da commentare, però chiaramente la notizia, secondo me, la più bella da dire è scusate, questa vittoria in attesa dell'Euronews dei Maneskin. Io adesso vi devo raccontare una cosa. L'Italia, come sapete, molti di voi sapranno, non ha partecipato per tanti decenni. Io, quando arrivai qui in Germania nel 2001, 6 gennaio del 2001, arrivai qua in Germania con all'epoca la mia ragazza, l'attuale mia moglie, una delle cose, il primo anno direttamente venne a conoscenza di questo Euronews, dal quale a suo tempo non partecipava l'Italia. Ed è stato un appuntamento fisso che ogni anno guardavamo. Veniva la Sabine, la nostra migliore amica, che saluto e salutiamo, no? Ci ascolta, soprattutto il suo marito ci ascolta tanto, Massimo, tifosissimo della Fiorentina. Ed così passavamo la serata con una bella bottiglia di vino e due birre praticamente, e guardavamo appunto l'Euronews commentando, facevamo delle serate veramente splendide, salvo poi dopo bene o male prendevamo una certa parte, prendevamo la canzone più simpatica e quant'altro, e anche se devo dire che più delle volte la Sabine, essendo di origine francese, il papà veniva dalla Francia, quindi molto spesso eravamo più dalla parte della Francia, quasi mai devo dire dalla parte della Germania, francamente, perché non ci stava molto simpatica. E quindi è diventato sempre una sorta di appuntamento fisso, una bella serata da passare insieme, da passare in compagnia. Purtroppo quest'anno non so bene il motivo, ma praticamente me lo sono completamente dimenticato. E di questo, proprio che c'è l'Italia, mi dispiace molto. Quando vidi che partecipare l'Italia dopo tanti anni ero particolarmente contento. Qual è il motivo perché l'Italia ha smesso di partecipare? Perché ufficialmente da circa 31 anni fa, dall'ultima vittoria, guarda caso, dell'Italia, ci furono tante tante polemiche.
tante polemiche e quant'altro, l'Italia praticamente si arrabbiò e disse di ritirarsi. Quello che era praticamente preso in discussione era il tipo di votazione, e sinceramente il tipo di votazione lascia molto a desiderare. Perché? Perché vota il pubblico, ma il problema è che si dà la stessa numero di voti di un paese, non so, come San Marino, che calcola un certo numero di abitanti molto inferiore in confronto, non so, al voto della Russia, dove sono molti di più. Oltre al fatto, poi chiaramente, no, c'è anche il problema che molto spesso i paesi vicini ci danno i voti l'un l'altro, eccetera eccetera. Insomma, praticamente tutta la questione della votazione è sempre stata presa così sotto petto, non dico con qualche dubbio, però insomma l'Italia praticamente non era contenta, perché fu lanciato veramente tanto tanto veleno sulla vittoria, l'ultima vittoria italiana di 31 anni fa. Ecco, guarda caso, inaspettatamente devo dirlo, i Måneskin vincono l'Euronews. Il prossimo anno saranno sicuramente a Roma, la prossima edizione dell'Euronews. Una vittoria sicuramente meritata, perché la canzone di Måneskin è veramente straordinaria. Tra l'altro mi piace molto perché cantano in italiano, perché una cosa che veramente trovo assurda da parte dell'Euronews News è che i cantanti che vanno lì cantano in inglese. Perché non devi cantare della lingua della tua nazione? No, cantano in inglese perché così fanno i fighi, il testo rimane. Questo tra l'altro cominciò da Yabba, tra l'altro. Come molti di voi sanno, Yabba praticamente diventarono famosi, no? In tutta Europa, in tutto il mondo, perché vinsero l'Euronews. Ecco, no? Da lì sono passati veramente tanti tanti cantanti famosi. Tant'è vero che quando si parla appunto di Svezia si riferisce sempre a Yabba, a quel magico trionfo. E questo chiaramente non è una cosa così da sottovalutare, tant'è vero che la Svezia ha vinto molte volte, praticamente sull'onda, no, di questo fenomeno che ci fu negli anni 80 appunto degli ABBA, veramente straordinari, per carità, veramente cantanti, musica bellissima, con le due cantanti bellissime, con due voci veramente splendide. Ecco, adesso, come 31 anni fa, l'Italia vince, arriva la Francia seconda. I francesi sono un popolo, diciamola tutta ragazzi, di rosiconi, perché poi la verità è questa: ogni volta che arrivano secondi dietro di noi praticamente non ci stanno, non ci vogliono stare e lanciano delle scusate, delle accuse veramente assurde, delle accuse, delle narrazioni, dei sospetti, e minacciano come sempre di riuscire a squalificare l'Italia. Pensate che nell'Europeo 2000, quando per 18 secondi ci fecero il pareggio col gol di Viltor e poi immediatamente dopo con il gol di Trezeguet vinsero il campionato europeo, a discapito appunto nostro, dove l'Italia perse l'Europeo per pochissimi secondi e Francesco Totti il pallone d'oro. Questo lo dice lui nel suo libro e sinceramente mi trova pienamente d'accordo, perché è stato il miglior giocatore di quello europeo. Se l'Italia vince l'Europeo, oltre che essere stato uno dei pochi giocatori ad aver vincere un campionato del mondo e un europeo, di quell'anno gli avrebbero dato il pallone d'oro. Comunque fatto sta, insomma, vincono per poco. Noi italiani abbassiamo il capo, facciamo i complimenti alla Francia, siamo dispiaciuti. Veramente è stata una cosa atroce, ricordo il giorno dopo in fabbrica, fu una cosa tremenda, però noi siamo sportivi, facciamo i complimenti agli avversari, facciamo mea colpa, ci scolpiamo il capo di cenere e tiriamo avanti. Invece i francesi non ci stanno. Quando nel 2006 li battiamo nella finale mondiale, ai calci di rigore, i francesi minacciano di dover addirittura ripetere la partita, perché Zidane ha reagito in quella maniera dando la famosa testata a Materazzi, lo fece perché fu provocato da Materazzi, e allora come tale è giusto, dovevano ripetere la partita, cioè non ci vogliono stare i francesi. E anche questa volta lanciano delle accuse veramente incredibili, accuse insomma, che Måneskin, che il cantante dei Måneskin ha abusato, fa uso di cocaina e che addirittura avrebbe preso la cocaina durante il festival, insomma,
cioè ragazzi, al di là di tutti i discorsi, che poi mi è piaciuto quello che hanno dichiarato appunto i cantanti in questione, che hanno detto ci sottoperiamo anche al test antidroga se volete. Quindi a sottolineare insomma la totale buona fede dell'evento. E poi ragazzi, pensiamoci per un attimo, dopo una pandemia, dopo che l'anno scorso appunto non è stato fatto il rinnovo, dopo tutto quello che è successo, dopo una competizione dove ci vengono tutti quanti i cantanti, chiunque che ne partecipa tenuto sotto stretto esame, con tamponi, controlli e quant'altro, dove addirittura i Meneskin hanno dovuto togliere due parolacce nel loro testo perché non andava bene, hanno dovuto togliere due parolacce, insomma coglione e cazzo dovettero togliere insomma dal titolo. Pensare che della cocaina possa tranquillamente entrare mi sembra veramente assurdo. Insomma, i francesi come al solito sono rosicori e non ci vogliono stare. E quando arrivano dietro noi italiani, sinceramente non ci stanno e lanciano queste accuse. L'unica cosa, adesso al di là di tutto, al di là delle strozzate, che poi sono notizie che sono state riprese soltanto da qualche giornale, è stato detto qua e di là, allora, innanzitutto spero io che l'Italia non reagisca come ha reagito 31 anni fa, ritirandosi dall'Euronews, perché sinceramente l'Italia assolutamente fa parte dell'Europa ed è giusto che ne partecipa, e tra l'altro tutti, ogni anno che ha partecipato sono sempre andati molto molto bene. Per esempio, al contrario della Germania, la Germania vinse un anno con una cantante molto brava qua, si chiamava Lena, con una canzone molto particolare, molto orecchiabile, molto divertente, però ogni anno la Germania non acquista tante doti di simpatia in Europa, anzi, praticamente cioè la Germania o vince perché magari riesce a ottenere qualcosa di buono o altrimenti arriva ultimo tra gli ultimi. Ecco, l'Italia invece in questa direzione ha sempre fatto bene da quando è ritornata nell'Euronews da qualche anno. Ecco, ma se tutto dicevo, non vorrei che l'Italia reagisse un po' come ha reagito 21 anni fa, perché è importante che continui a partecipare. E d'altra parte, sinceramente, mi piacerebbe che da parte insomma del nostro ministro degli esteri ci sia una parola, ci sia detto qualcosa, perché che dei giornali nazionali, francesi e non, possono buttare fango, buttare merda praticamente su tutto un paese, su tutta una nazione, sinceramente a me mi dà fastidio, lo dico da italiano soprattutto che abita all'estero, sinceramente mi dà fastidio. Ci sono titoli di giornali dove hanno scritto italiani tutti drogati, insomma ragazzi, ci sono delle cose che non vanno bene, non si possono accettare. Ecco, al di là di tutti i discorsi, che poi come ripeto sono cacchie del popolino, cose che si dicono sui social, giornali che cavalcano l'onda per fare qualche click e vendere qualche giornale, qualche copia in più, chiaramente fanno titoli molto forti, che è già, l'ho sempre detto e l'ho sempre censurata questa cosa, sinceramente la trovo estremamente, ma in Germania si dice billiga, no? Cioè, vuol dire biblica, vuol dire proprio economica, cioè come da dire semplice, no? Proprio superficiale, ecco, inteso in questo senso. Però insomma, da parte mi piacerebbe che da parte del ministro nostro degli esteri insomma dica una parola, perché questa è una cosa veramente che a molti italiani veramente va ai nervi. Chiunque in Europa e nel mondo dice qualche cosa contro gli italiani, in generale, di qualsiasi argomento che sia, i nostri politici stanno zitti, fanno l'orecchio da mercante, porgono l'altra guancia e chi se ne frega, tanto a me basta che mantengo la mia poltrona e che non mi metto in nemico contro nessuno. No ragazzi, sinceramente mi piacerebbe che una parola detta dal nostro ministro degli esteri Di Maio, sinceramente, io me l'aspetterei. Me l'aspetterei. Va bene, dai, detto questo adesso andiamo in pausa velocemente e quando rientriamo parliamo di calcio perché intanto ho finito il campionato ed facciamo un po' un riesame, non andiamo squadra per squadra, questo lo faremo nei prossimi giorni, cominceremo magari da domani in ogni intervento, però sicuramente un po' di commenti sulla Serie A, su come è andata la Serie A e quant'altro, come è andato l'anno, questo anno anomalo di pandemia, sicuramente va assolutamente fatto. Quindi rimanete lì, non andate via, a più tardi.
Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore. Cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Se lì proprio questo è il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa, cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Senti che bel rumore.
Oh, rientriamo. Ragazzi, vi piace questa canzone di sottofondo che ho preso? Perché purtroppo, come lo sapete, è successo quel problema che Giulia mi ha cancellato tutto e purtroppo non riesco più a ritrovare tutte le mie cose. Canzone di sottofondo carina che c'era, la sigla di Vasco, insomma è un problema, li sto cercando da giorni e non riesco a trovarli. Vabbè, detto questo, allora ragazzi, si è appunto svolta la fine del campionato, dove ha dato diversi giudizi, diverse incertezze, cioè verdetti, mamma mia, oh. Ogni tanto mi scappano le parole proprio, mi tocca rincorrerle. Ha dato appunto i suoi verdetti, il campionato in cui dice chiaramente Inter campione d'Italia, questo già lo sapevamo, Atalanta, Milan e Juventus in Champions League insieme all'Inter, e Napoli, Lazio in Europa League ed Roma in Confederation Cup, questa nuova competizione. Ed diciamo una cosa, ragazzi, diciamo subito questo. Allora, primo, che la Juventus meritava il posto in Champions League oppure no? Sinceramente non lo so se alla fine dei conti lo meritasse di più il Napoli oppure no. Una cosa è chiara, il Milan assolutamente meritava la Champions e meritava di arrivare secondo in questo campionato, perché è stata sicuramente la squadra più la sorpresa del campionato. Io penso che a inizio campionato pochissimi di voi e di noi avrebbero scommesso che il Milan sarebbe arrivato secondo. Probabilmente che l'Inter vinceva il campionato, questo sì, perché era la squadra più favorita. La Juventus era un punto di domanda con l'introduzione di Andrea Pirlo. Però che il Milan potesse arrivare secondo, sinceramente questo qua, io penso che, io da quanto mi ricordo, soltanto un opinionista radio, Franco Melli, è stato l'unico che ha detto il Milan che arrivava secondo, sinceramente. E quindi va dato merito a lui, che ha visto sicuramente un'alchimia, una cosa particolare al Milan. Tra l'altro bisogna dire anche che lo stesso Pioli è stato molto bravo, perché è vero che il Milan ha fatto un girone di ritorno tremendo, veramente facendo pochissimi punti, però il Milan quest'anno, pensate, ha fatto un record assoluto, è la squadra che ha fatto più punti e più vittorie in trasferta di tutti i campionati, di tutta la storia dei campionati. Nessuno è mai riuscito a totalizzare così tanti punti in trasferta, e questo sicuramente ne va reso sicuramente merito. E tra l'altro raggiunge la Champions League con l'ultima partita, una delle più belle partite della stagione, perché la partita giocata contro l'Atalanta è stata veramente fantastica. Poi che mi si dica che l'Atalanta era già qualificata, che non aveva tanti stimoli, tanti meriti e quant'altro, va bene, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però riuscire a vincere a Bergamo in quel modo così autorevole, con due rigori nettissimi, che non si dica altro, che non si dica che il Milan ha avuto troppi rigori quest'anno, perché i rigori sul Milan, meno male, ci sono stati tutti, soltanto un rigore è stato un pochino dubbio, non ricordo quale esattamente, ma per il resto, per quello che ricordo, sono stati tutti rigori veramente indiscutibili. E in più va dato merito a Pioli che sinceramente è riuscito a portarsi a casa una qualificazione in Champions che, come ripeto, che pochi si aspettavano. Un Milan tra l'altro che, come sappiamo, ha cominciato bene la stagione, ha cominciato bene l'anno, ma che poi piano piano è andato un po' così in crisi, no? Un po' in crisi di fiato, per così dire. Veramente ha finito con la lingua di fuori, gli è mancato il suo bomber principale, Ibrahimovic, per lungo tempo. Chissà se Ibrahimovic fosse stato più costante, avesse più partecipato, se magari avrebbe potuto più competere contro l'Inter per il campionato. Fatto sta che sicuramente il Milan è una squadra che si merita al secondo posto in classifica ed è stata la squadra, ripeto, che per disciplina tattica, per abnegazione, con giocatori molto giovani e quant'altro, si merita sicuramente la migliore squadra del campionato, cioè c'è la sorpresa del campionato. Poi la migliore è questo, ragazzi, possiamo discutere quanto vogliamo. La Lazio è stata una squadra che durante l'anno alcune partite è stata la squadra che ha giocato meglio, possiamo dire che l'Inter è stata la squadra più solida del campionato, tant'è vero che lo ha vinto, possiamo dire quello che vogliamo, però che il Milan
si merita il, diciamo, il premio di sorpresa, questo qua non c'è ombra di dubbio. In più, come ripeto, mi sorprende Pioli, perché normalmente in queste squadre, quando sbragano nel girone di ritorno, in generale sbragano totalmente, invece questa volta, pur rischiando, ripeto, ma è riuscito a portarsi a casa una qualificazione storica. C'è una cosa va detta, ragazzi: quando viene dato a un ex calciatore, soprattutto un grande calciatore, un ruolo di importanza dal punto di vista tecnico come Paolo Maldini, i risultati si vedono sempre. Quello che dico sempre io è sempre la stessa cosa, ragazzi: il calcio è dei calciatori, è inutile che noi ci mettiamo intorno a mettere delle figure improbabili come finanzieri e cose varie. Il calcio è dei calciatori, la tecnica, la tattica, come amministrare lo spogliatoio, i giocatori da prendere, quant'altro, ragazzi, da in mano i calciatori sui calciatori, c'è niente da fare. Il Bayern è diventato il Bayern da quando c'è la Domenica, non è un caso. Dovunque, nelle grandi squadre, nelle grandi società, dove è stato messo un dirigente sportivo, un ex calciatore molto testato, ha fatto una grande carriera, i risultati si vedono immediatamente. Poi dobbiamo dire questo, ragazzi: l'Atalanta è la solita sorpresa, certo, ha perso questa finale di Coppa Italia, questa ciliegina sulla torta. L'Atalanta sinceramente è, scusate, che sonnacchia, ragazzi. L'Atalanta, dobbiamo dire che ormai è diventata una vera e propria realtà, la terza qualificazione in Champions. L'Atalanta è diciamo veramente un fenomeno da studiare per gli altri giocatori. Pensate che ha 6 volte in meno il monte ingaggi che ha la Juventus, e gli è arrivata davanti. Questo sicuramente deve essere un motivo di forte riflessione. La Juventus riesce ad agguantare per il rotto della cuffia una storica qualificazione, un complice il pareggio del Napoli casalingo contro il Verona, ma il Napoli poi vedremo dopo. Ma sicuramente la Juventus abbia meritato o non abbia meritato il quarto posto, beh, ragazzi, io questo qua non lo so. Certo che avere il capocannoniere Cristiano Ronaldo, vedere magari col capocannoniere come Cristiano Ronaldo non vederla tra le prime 4, sinceramente mi sembrava veramente una strossatura, ecco, per dirla tutta. Mi sembrava a tutti gli effetti veramente una cosa, un'incongruenza, ecco, volendola mettere così. E la Juventus, la stagione della Juventus com'è stata? Fallimentare oppure no? Beh, sicuramente è stata fallimentare, è vero, come dice il suo allenatore, conferenza stampa, fine partita, abbiamo portato a casa 2 trofei e abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions, quindi gli obiettivi stagionali sono stati raggiunti. Però insomma, ragazzi, in campionato non è mai stata, dopo 9 campionati consecutivi non puoi non competere per il campionato, cioè smettere di competere per il campionato praticamente già nel girone di andata. In Champions è vero che hanno passato il girone da primi, però insomma uscire col Porto, francamente, anche in quel modo lì, logico che non va bene, è logico, ragazzi, che non va assolutamente bene. Ecco, io penso che la stagione della Juventus, al di là di tutti i commenti, forse magari proprio fallimentare, non puoi dire che sia fallimentare, perché poi dopo alla fine questo qualificazione in Champions ha salvato la faccia, questo sicuramente. Però veramente a tratti la Juventus ha giocato male, non ha avuto una struttura di gioco, non ha avuto una struttura, non ha avuto un'identità tattica, non ha avuto un'anima, insomma, veramente, cioè, la mano di Andrea Pirlo si è vista molto poco, se forse non si è vista per niente. Però è vero che purtroppo nelle ultime partite in effetti si è visto un cambiamento, si è visto una squadra molto più compatta, si è visto che a un certo punto anche Andrea ha cominciato a pensare più al pratico, a giocare in un modo molto più redditizio, in un modo molto più semplice, se vogliamo dirla tutta, e di che si è visto uno spirito di squadra, si è visto un gruppo unito, soprattutto si è visto che i giocatori sono col proprio allenatore. Adesso riconferenza Andrea Pirlo o no? Non lo so sinceramente se andrebbe riconfermato oppure no.
Certo, io ne parlavo l'altro giorno con il mio socio, con Fabio, effettivamente queste ultime partite da parte della squadra mette un po' in difficoltà, per così dire, no? I suoi dirigenti. Perché vedete, la Roma per esempio, no? La Roma, vabbè, uno dice la Roma è stata una stagione fallimentare, allora ben contento, via, prende e cambia Fonseca. Ma se per caso la Roma avesse vinto l'Europa League e magari sarebbe arrivata, che ne so, sesta in campionato, alla fine, facendo delle ultime partite molto molto belle, facendo vedere certe cose, che cosa avreste deciso? Di cambiare lo stesso oppure no? Ecco, nel caso della Juve il problema è ancora più grave, perché tu davanti c'è un allenatore che è completamente nuovo, c'hai la persona che è completamente nuova, e quindi magari lo lasci andare perché giustamente dici la stagione è stata un fallimento, diciamo che è stata non bella, si sono viste certe cose e quant'altro, però magari butti fuori questo allenatore perché ritieni che non sia un grande allenatore, però magari ha capito gli errori che ha combinato, gli errori che ha fatto durante la stagione, ha fatto la sua esperienza. Chiaramente Andrea Pirlo non è lo stesso di quando ha cominciato la sua stagione, e poi magari, no, ti puoi ritrovare che hai perso un allenatore molto importante e che ce l'aveva addirittura in casa tua. Ecco, sinceramente la scelta di Pirlo diventa molto molto difficile, a dirla tutta. Questo qua è sicuramente vero. Invece con il Napoli è tutta una questione differente. Io penso che allora per i giocatori del Napoli sono dispiaciuto, molto dispiaciuto, perché il Napoli è una grande squadra, ha un grande potenziale, ha dei grandi giocatori, e sono molto dispiaciuto per il suo allenatore, perché quest'anno le ha affrontate, le ha avute praticamente tutte contro, ha avuto un ambiente che gli ha remato contro. Le voci che sono sempre girate intorno ad altri allenatori, il fatto che già da tempo, già da metà stagione si sapeva che a fine stagione sarebbe andato via, è stato preso di mira dalla stampa, dai giornali, dagli opinionisti, soprattutto poi nel momento in cui ha avuto grossissimi problemi di salute, e che lo stesso Gattuso avrebbe pure potuto dire guardate non vengo più per un mese, non ci sono perché sto male, devo curarmi, e lui invece no, è sempre stato lì vicino alla squadra. Insomma, a dirla tutta, ci sarebbero effettivamente state opportunità per lo stesso Rino, no? Di mancare, avrebbe potuto anche dare le dimissioni già tempo fa. Ecco, sono molto dispiaciuto per i giocatori, per la squadra e per l'allenatore, ma non sono per niente dispiaciuto per la sua società, per la sua dirigenza e per la sua società. Innanzitutto perché hanno cominciato falsando un campionato con quella cosa assurda di Juventus Napoli, che si è giocata addirittura dopo la partita di ritorno. Perché cosa? Per due positivi. Squadre che durante l'anno hanno giocato con 7, 8, 9 giocatori, 9 casi di Covid, come di la Lazio, no? E hanno dovuto giocare. Lo stesso Milan, è mancato anche Ibrahimovic sempre per motivi di Covid, e il Napoli con 2 soli positivi. Cioè, pensate che lo stesso giorno in cui si è giocato Juventus-Napoli la Juventus aveva 3 casi positivi di Covid e si è giocata la partita, mentre invece l'andata non si è giocata, cioè, mentre invece non si è giocata a ottobre, perché il Napoli aveva 2 casi di positività. Ecco, queste scelte da parte anche della società, la scelta veramente brutta di De Laurentiis, che subito dopo la partita con un Twitter licenzia l'allenatore, veramente una brutta pagina. Io dico questo ragazzi, né Napoli, né la città di Napoli, né i suoi tifosi napoletani, che sono una marea di tifosi, tifosi sportivi, tifosi corretti, ottime persone, che amano questa squadra, amano quei colori, non si meritano una società così, non si meritano un presidente così, sinceramente, un presidente che io so io e voi non siete un cazzo per fare la corte. Ecco, sinceramente non lo trovo giusto. Ragionando così, in un certo senso, come dire, quasi quasi si chiude il cerchio, no? Se vogliamo dirla tutta, ecco, hai voluto falsare il campionato, hai voluto prendere delle decisioni particolari, hai voluto
mettere, che poi tra l'altro fateci caso, chiunque che va via da Napoli stranamente va via litigando, e Higuaín è andato via litigando col suo presidente, e vabbè, Benitez è andato via litigando, Ancelotti è andato via litigando, persino cioè, un allenatore come Ancelotti, una persona, un buonaccione così, che non litiga con nessuno, nella sua carriera ha litigato con chi? Soltanto con De Laurentiis, ma è strano, eh? Mm? Sapete che c'è? Quando si dice, no? Se c'è a un certo punto uno a me mi dice guarda che c'è un pasto che va contro mano in autostrada e tu ti rendi conto che sono tutti contro mano, non è che forse te la fai la domanda nella testa, non è che quello che sta contro mano sei tu. Cioè, se io litigo con una persona, posso dire che quella persona è un cretino, e vabbè, litigo con la prossima persona, va bene, posso anche dire che quella persona è un cretino. Ma la terza, la quarta, la quinta persona, forse qualche domanda comincerò a pormela anch'io. Forse magari comincerò anche a domandarmi se ho sbagliato qualcosa oppure no. Quindi, questo è sicuramente il Napoli. Ripeto, mi dispiace per i giocatori, per la squadra, per i tifosi, per il suo allenatore, ma non mi dispiace per niente per il suo presidente e per la società che ha imbastito. Detto questo, la Lazio ha avuto una stagione, per me, sì, Inzaghi ha fatto anche lui qualche errore, è vero, però con il materiale umano che aveva, ragazzi, dobbiamo, un giorno faremo un grosso analisi, un approfondimento sulla Lazio. Io adesso dico solo questo, negli ultimi 3 anni le campagne acquisti da parte del suo direttore sportivo sono state tutte quante fallimentari. Pensate che hanno fatto un calcolo in questi 3 anni, la Lazio ha acquistato la bellezza di 23 giocatori che sono stati dei flop. E quest'anno il caso Muricy è stato il più grande di tutti. Pagare un attaccante più di 20 milioni e un attaccante del genere, sinceramente, non lo so io, ci sono tanti bravi talent scout sparsi nel mondo. E io, scusatemi un po' la modestia, ma io sono tra questi, e che a un certo punto vedere e commettere degli errori del genere come Muricy, sinceramente, poi c'è Poglioni e poi Durmisi, quanti giocatori sono stati acquistati dalla Lazio e dal suo direttore sportivo che sono stati un fallimento totale. Come ripeto, ecco, anche qua qualche domanda uno dovrebbe cominciare a porsela, a porla, no? Non pensate? Va bene, ti ripeto, faremo un approfondimento sulla Lazio. Certo è che la stagione della Lazio è stata una stagione molto difficile, questo va detto, questo va assolutamente detto. Comunque, al di là di tutto, la stagione della Lazio è vero che ha fatto un buon girone di Champions, l'ha imbattuta, è vero che si è qualificata, è vero che è uscita solo, purtroppo in malo modo, col Bayern Monaco, però sinceramente non è stata positiva in modo più assoluto. In ultima analisi la Roma, anche la Roma ad esempio, tra l'altro per un fatto di differenza reti, va in questa Confederation Cup a differenza del Sassuolo, che forse meritava di più anche per l'impegno che ci ha messo, perché chi ha visto il primo tempo della partita contro lo Spezia ha veramente avuto l'impressione che la squadra non ci voleva andare a fare questa competizione. Poi probabilmente una reazione di orgoglio ha fatto in modo che nel secondo tempo trovassero un pareggio, anche se effettivamente, anche a me devo dire che Dzeko effettivamente fa fallo in occasione del gol, Dzeko fa fallo, insomma veramente una beffa brutta per il Sassuolo, sinceramente, perché meritava di andare in questa competizione. Tra l'altro c'è una grossa differenza, se per la Roma questa competizione può essere una scocciatura, può essere una cosa non bella, tra l'altro ti impone di cominciare la stagione prima, e che probabilmente non hanno molta voglia di farla né i giocatori né la società. D'altra parte il Sassuolo invece sarebbe stato effettivamente un trionfo, insomma, l'avrebbe presa con un piglio diverso, magari forse con prospettive di vittoria ben diverse, questo è vero, però sicuramente, insomma, e lo dico da romanista, attenzione, ma la Roma non meritava di arrivare settima.
ripeto, magari per un fatto soltanto di un po' di differenza reti. Ecco, in questo caso io farei uno spareggio. Quando gli scontri diretti sono perfettamente alla pari, invece di stare ad appellarsi a un fatto di differenza reti, addirittura non so che si ricorda, nell'ultimo mondiale ci furono due squadre, mi sembra Giappone e Senegal, quando mi sembra il Giappone o forse il Senegal, insomma una delle due squadre fu buttata fuori dal mondiale per i cartellini, addirittura perché ha preso più cartellini gialli rispetto a un'altra. Insomma, sono parametri francamente che non mi trovano per niente d'accordo. In questi casi, cioè, mercoledì, fai giocare mercoledì la partita, uno scontro diretto e via, chi se lo merita se lo merita, ma questo fatto di una differenza reti lo trovo assurdo. Il primo, pensate che il primo campionato che vinse il Manchester City a suo tempo di Balotelli, di Dzeko e di Roberto Mancini, lo vinse nei confronti del Manchester United perché? Perché aveva fatto più gol. Pensate, erano pari negli pari punti, pari negli scontri diretti addirittura e pari differenza reti. Però il Manchester City aveva fatto più gol del Manchester United. Ferguson, mi sembra che fu l'ultimo anno di Ferguson addirittura, lo disse in conferenza stampa, dice è una cosa senza senso. Se uno applica una tattica differente in confronto a un altro, una tattica più attendista, da prendere meno gol, ecco, uno perde un campionato, uno arriva primo rispetto all'altro che arriva secondo, per quale ragione non si sa. Ecco, su queste cose le trovo sbagliate. Io in quel caso lì farei un'unica partita, un vero scontro diretto, uno spareggio, e che se la vedano direttamente loro. Tra l'altro farebbero anche un sacco di soldi, farebbero un sacco di... pensate, due squadre che arrivano a pari punti, pari nei scontri diretti, boh, spareggio conclusivo di stagione. Che bello. Ultima cosa, mi dispiace per il Benevento perché per tutto quello che per quest'ultima partita, cioè c'era uno scontro diretto a salvezza che sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato tra Torino e Benevento. Ecco, il Benevento si sarebbe meritato, soprattutto per il girone di andata che ha fatto, di giocarsi la permanenza, la salvezza in questo scontro diretto contro il Torino. Invece questa opportunità, per colpa degli arbitri, non gli è stata data. La stagione arbitrale com'è stata? Pessima, ragazzi, è stata pessima. Arbitraggi sbagliati, situazioni arbitrali che non si sono capite, a volte il VAR interviene, a volte un caos totale. E tant'è vero che ci sono anche tanti dubbi, perché al di là dei demeriti del Napoli, chiaramente che nell'ultima partita bastava che il Napoli vinceva contro il Verona e la Juve non ci sarebbe andata in Champions, ci sarebbe andato il Napoli, è vero che per colpa di quel calcio di rigore, insomma, la Juve ha due punti in più, poi è vero che c'è l'espulsione di Bentancur, sì, però ragazzi, effettivamente, come spesso, come sovente capita, molte volte sono gli arbitri stessi che decidono certe cose. E questo veramente lo trovo veramente spiazzante, lo trovo disarmante. Ecco, come una squadra come il Benevento che lotta tutto l'anno per cercare di salvarsi, per cercare di rimanere in Serie A, e poi un arbitro che non ti dà un calcio di rigore nettissimo al 95esimo per la Lazio, ti toglie la possibilità di giocarti lo scontro diretto nell'ultima partita. Ecco, questo un po' mi dispiace per il Benevento, che Benevento, Parma e Crotone salutano la Serie A. Francamente, tra l'altro, poi ragazzi, diciamola tutta, ogni volta che in Serie A accade sempre la stessa cosa. Due squadre, che delle tre squadre neopromosse, due rivalano direttamente subito giù, ed e una di queste riesce a salvarsi. Questo sono anni che capita la stessa cosa. Praticamente, se vogliamo dirla tutta, delle squadre rimanenti in Serie A ce n'è una sola che retrocede. Quest'anno è capitato al Parma, sicuramente hanno fatto tanti errori, hanno fatto tanti sbagli, però grosso modo mi sembra che questo è l'andazzo. Infatti una delle tre neopromosse si salva, quest'anno è stato lo Spezia, che ha fatto una grandissima stagione, mentre invece una delle classiche di Serie A se ne va in retrocessione.
con questo è tutto ragazzi per oggi. Per oggi è tutto, i minuti a nostra disposizione sono finiti, ci siamo occupati logicamente molto di calcio, ma mi sembrava anche giusto visto che il campionato è finito. Toccheremo l'argomento chiaramente del calcio e tutto quanto nel calciomercato nelle prossime settimane, soprattutto sulla scelta degli allenatori, che mi sembra che ci sia una gran confusione, mi sembra, non si sa se Simone Inzaghi rimane, non si sa se Andrea Pirlo rimane, non si sa se lo stesso Antonio Conte addirittura rimane, visto che ieri c'era una riunione dirigenziale dove praticamente c'erano tutti, e chi mancava assente di lusso era proprio Antonio Conte, quindi non so se lo fa apposta che se la tira oppure no, però fa il prestioso per così dire, però staremo a vedere che cosa accadrà, insomma, bene o male cosa succederà. No, ne daremo atto ragazzi, vi saluto, sono abbastanza stanco devo dirvi, insomma, dopo, nonostante tutto che ieri ho riposato, devo dire che sono abbastanza rincoglionito, basta un giorno e uno no già comincia a perdere un po' la ritmo. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, domani ci occuperemo di altro, ci occuperemo di più di attualità, di altre notizie, vi daremo anche sicuramente qualche curiosità e per il resto, come sempre, fate i bravi, mi raccomando. Ciao a tutti, buona settimana, mi raccomando, sempre testa dritta e come dice sempre Roby, testa alta. Ciao a tutti, a domani! French.